Torniamo e riproviamo. Thank you.
arriva. Così bene. Oh, che peccato, insisti. Lascia che ti aiuti a tornare indietro.
Preso! Ci vuole altra pratica. Meglio non fidarsi. Yeah.
Pulirlo. Tocca a te pulire. Non è il mio turno delle pulizie. Un momento, non sono io quello che ha mangiato prugne e giugiù. Allora dovremmo lasciarlo sporco. C'è qualcuno. Lo so. Salve. Sì, un attimo. Va bene, pulisco. Ho un po' fretta. Mi spiace, ma eravamo occupati. Stavamo facendo una telefonata. Esatto, è proprio così. Fa silenzio. Ehi ragazzi, sono bloccato. Potreste darmi una mano? No, non quella. Possiamo aiutarti, ma prima devi dimostrare il tuo coraggio e il tuo grande valore. Amico, devi entrare proprio là dentro. Oh no, no, andiamo, è una pura crudeltà, questo no. Cosa? Non mi dire che hai paura di entrare là. E perché? Sei forse una gallinella, gallina piccina, piccina gallinella? L'ho scritta io. No, non sono una gallina. E va bene, lo farò. Forza, Tac, coraggio! Salta dalla scogliera! So che sembra un gran salto, ma grazie al costume da pollo sarà un po' come volare! Prova a sbattere le ali premendo rapidamente il tasto X. Se vuoi planare, ti basterà lasciare il tasto X. Su, prova! Tac, ammettiamolo, sei ridicolo con quel costume da pollo. E poi devi sapere una cosa. L'acqua e il tuo costume non vanno d'accordo. Se il costume si bagna troppo, scomparirà. Ma non devi fermarti per questo. So che riuscirai a raggiungere quell'isola. Ah.
Guarda quel condotto di aerazione, Tac! Saltaci dentro con il costume da pollo e premi il tasto X. Scommetto che c'è parecchia aria là dentro. Ricorda, condotti d'aria buoni, condotti d'acqua non buoni.
Dimenticavo di dirti che puoi deporre uova esplosive anche mentre stai planando. Prova con quei fastidiosi nervi lì in quel pozzo. Buona fortuna, Tuck!
shakalaka! Mio! Boom, baby! Mio! Bello! Proviamo!
Ma chi sono? L'incantesimo di trasformazione! È l'ora del pollo! Wow, questa è una zona sacra, Tak! Molti antenati importanti dei Pupununu sono sepolti qui. Lassù c'è l'entrata della tomba cerimoniale, dove i Juju collaboravano con lo sciamano per preparare i Pupununu alla vita nel regno degli spiriti. Lascerà il segno. Bene, ecco cosa dobbiamo fare. Dobbiamo far uscire le mummie dalle loro tombe e portarle alla tomba cerimoniale. La porta di quella tomba è aperta. Cominciamo da lì. Hey!
La prossima volta li prenderai. Thank you.
Sì, guarda, uno yordle. Ce ne servono un po' da portare a Gibolba. Contratto.